Parte. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, e questo è il dottor Max che parla da Radio Londra. No, sto scherzando, non è Radio Londra, parlo come al solito della Tanzania. Fra 4 giorni celebro il mio secondo anniversario da quando sono arrivato. Sono già passati 2 anni e in un certo senso sono contento perché finalmente sto vedendo la vera stagione delle piogge. Infatti, da quando sono venuto, tante volte effettivamente è piovuto molto, molto, molto poco. Adesso sono 3 o 4 settimane che piove un pochino di più. Non c'è da allarmarsi perché fa il solito scroscione che fa anche da noi d'estate, e magari un pochino più violento, però dopo ritorna al sole. Ecco, allora io do il benvenuto anche a Renata. Oggi parliamo di oro, naturalmente, Buongiorno. sai. Sabato. E loro sta andando bene, eh? Loro si è assestato la scorsa settimana, ha raggiunto quasi il massimo dell'ultimo mese, data 65-600. Ricordo che io parlo sempre di dollari, perché il prezzo a livello internazionale è in dollari. State attenti perché anche una signora ieri mi ha contattato e mi ha detto: ma come mai il tuo prezzo non è quello del Sole 24 ore? Allora io ho realizzato, ho detto: guarda, il prezzo del Sole 24 ore è sicuramente in euro, infatti era in euro, e io invece parlo sempre di dollari.
non fate confusione, ecco. Basta rendersi conto che quando io posto il valore dell'oro lo posso sempre dollari. A dir la verità, l'oro non dovrebbe essere in chili, apprezzato diciamo così in chili, ma dovrebbe essere in once. Quindi diciamo che ha sforato il famoso limite di 2 dollari all'oncia, di 2000 dollari all'oncia. Allora, oggi il dottor Manca non è presente. E io ho detto tra noi, approfitto anche della sua assenza, per essere sincero, per parlare delle integrazioni 1 e 2. In inglese si può usare un'altra parola che ho usato tante volte e che tanto poi trovate quando leggerete delle integrazioni 1 e 2. L'integrazione più importante, a mio avviso, è la 1, però anche la 2 andrebbe un attimino approfondita. Io ho deciso di mettere insieme appunto questa. Io ho scelto questa azienda in Germania perché è l'unica che mi dà una doppia garanzia, in un certo senso, mi dà la garanzia che lavorano a un livello super professionale perché poi mettono loro all'interno di questi cavò. Il più importante al mondo è quello della Brinks, se non loro, magari in Svizzera, non so dove. Io purtroppo non vi posso consigliare di fare una cosa di questo tipo, anche perché mi è stato detto dal titolare della AZ Metalli, il signor Antonino, con il quale siamo in contatto per le truffe. Ecco. Noi spesso e volentieri facciamo le cose a furbini, in Italia non si riesce a gestire le cose purtroppo qualche volta e anche lì se ne sono approfittati, dopodiché sono dovuti intervenire, hanno rinnovato le licenze, eccetera, eccetera. Lui mi ha assolutamente sconsigliato di abito piuttosto all'ufficio delle tasse, praticamente. Quindi un'ulteriore preoccupazione potrebbe essere quella, cosa che invece non c'è in maniera così diretta quando si compra con l'azienda tedesca, perché lì poi alla fine dell'anno, quando fa la dichiarazione, magari si è comprato un certo quantitativo, mi sembra che il limite sia di 12.500 euro, solo in quel caso deve compilare il modulo RW. Però è una cosa di prassi, perché tanto euro sono soldi legali vostri, e, cioè, è solo una formalità. Allora, c'è qualcuno per caso che ha domande? Non siate timidi, vuol dire timide. Tutte domande digitale, che sarà un'altra moneta digitale fiat, quindi non cambierà, per noi sarà soltanto, creerà soltanto ulteriori problemi. Allora, se non ci sono domande, inizierei a leggere la prima parte dell'integrazione 1 e 2, che peraltro ho ricaricato di nuovo sul canale, quindi la trovate su Consulenza Oro. Vi invito poi a scaricarvela e a leggerla con attenzione, soprattutto per coloro che non hanno ancora comprato oro. Allora, io scrivo integrazione a storia dell'oro, la storia di un tradimento, e leggo. Nel libro ho ricordato ciò che la famosa scrittrice, il libro mi riferisco alla mia trilogia, alla famosa scrittrice Agatha Christie usava a scrivere nei suoi libri: un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Nel testo che segue utilizzerò questa famosa massima della scrittrice britannica per dimostrare che i metalli preziosi acquistati in una vesta sono sotto fondo fiduciario depositato in un cavo di massima sicurezza. Primo indizio. Quando sono arrivato in Tanzania nell'aprile del 2021, mi sono sistemato per i primi 3 mesi in un villaggio sul mare chiamato Kipepeo Beach Village, dove in genere, ancora vi dico, sistemo anche gli amici che mi vengono a trovare, gli amici che mi vengono a trovare. Un posticino tranquillo con un mare fantastico, qui ho avuto occasione di incontrare Lars, uno tedesco specializzato nell'oro. Dal momento che anch'io nutrivo interesse per il metallo prezioso, siamo diventati grandi amici. Così parlando, un giorno gli dissi che stavo collaborando a tempo con Ovesta. Mi ricorda ancora l'espressione del suo volto. Mi dichiarò senza indugio: Ovesta è un fondo fiduciario. Avevamo già parlato del fondo fiduciario perché era mia intenzione costituirne uno e lui aveva fornito tutte le indicazioni del caso. Secondo indizio. Recentemente ho chiesto al dottor Walter Manca, agente Ovesta per l'Italia, di contattare la società e chiedere se per caso questa fosse incorporata come fondo fiduciario. La risposta è stata incerta, né di assenso né di diniego, ma proprio il profilo basso adottato dall'azienda parrebbe confermare l'esistenza. Poi, se non operasse di fatto come tale, la risposta sarebbe stata un no secco. Terzo indizio. Ce lo fornisce direttamente il CEO di Ovesta, il dottor Frank Holz, in un'intervista dei primi del gennaio del 2022, che puoi leggere nella forma integrale a seguire, in cui parla di finanza, politica, metalli preziosi e della sicurezza dell'oro in Ovesta. Domanda
del giornalista, cosa succede se Ovest fallisce e cosa succede del mio metallo? Risposta del dottor Holtz. Innanzitutto possiamo dire ai nostri clienti che la nostra stabilità finanziaria è garantita dalla certificazione Credicorp Forma. Io qui tra parentesi ho scritto azienda fondata addirittura a Magonza nel 1879. Inoltre, la Euler Hermes, azienda di rating, ha classificato Ovest con valutazione eccellente, riservata soltanto all'1,7% delle aziende tedesche. E i tedeschi in queste cose, lasciatemi dire, sono abbastanza seri. Per i nostri clienti, sicurezza significa, continua il dottore, da un lato che possiamo rivendere i loro metalli preziosi senza spese al fixing di Londra. Dall'altro che il loro investimento in oro è al sicuro. È impossibile che Ovesta possa fallire. Le informazioni sullo stoccaggio sull'asset sono disponibili nei bilanci e bilanci. Infatti, il metallo è dei clienti e non di Ovesta. Infatti, non compare Max, io non sento più nulla, mi sentivo prima a intermittenza. Anch'io non sento più niente. Pronto, mi sentite adesso? Adesso va bene. Quando è che mi avete perso? Cosa stavo leggendo? Gabriele, Non mi ricordo scusami. più bene, non mi ricordo più bene, però diciamo che quando Allora, sono in sede lunga era un mezzo minuto, forse che non si sentiva più nulla. c'è qualcuno, Duilio, c'è qualcuno che seguiva che mi può dire quando è andata via la linea? Vabbè, comunque, anche se avete perso l'ultimo minuto, ve lo scaricate, ve lo rileggete, è scritto tutto lì, non ho letto niente di così diverso. Ti informo che i bilanci degli ultimi 5 anni di Ovesta sono disponibili presso il dottor Walter Manca, eccetera, eccetera. Qui devo fare una precisazione, perché lì per lì ho scritto questa cosa, poi mi sono dimenticato che i bilanci erano tedesco. Allora ho chiesto al dottor Manca di magari di tradurne anche un anno soltanto. Lui si sta già attivando, però la procedura è abbastanza lunga perché certificata questa cosa, no? Bisogna farlo presso un'azienda di certificazione ufficiale che deve su carta intestata, eccetera. Ci sta ancora lavorando e spero a breve che siano disponibili. Comunque è certo, questo ve lo dico per certo, che l'oro non è a patrimonio di Ovest. Questo è sicuro, manca soltanto il riscontro ufficiale. In conclusione, i punti elencati sono sotto, scusa, prima di fare l'acquisto sono, primo punto, che l'azienda è un fondo fiduciario o non è un fondo fiduciario, che ha una flessibilità
dell'offerta o meno, che poi vediamo, e che ha una, che offre una certa qualità di servizio. Allora, si è detto fondo fiduciario o non fondo fiduciario, Vesta è l'azienda di gestione della compravendita d'oro che si interpola tra noi clienti e l'altra entità, che a questo punto, azzardo, è molto probabilmente il Brinks stessa, che è incorporata come fondo fiduciario, altrimenti l'oro sarebbe nei bilanci di Ovesta. Ma non c'è, da qualche parte deve pure esserci, quindi anche qui è una conclusione logica quella che tratto. Ovesta di per sé non è un fondo fiduciario, però ha un contratto con un'azienda incorporata come tale che garantisce la sicurezza assoluta del metallo da noi acquistato, perché alla fin fine come clienti a noi interessa che l'oro sia al sicuro. È possibile che vi siano altre aziende in Europa che operano alla stregua di Ovesta, ma io non le conosco. Flessibilità dell'offerta, punto 2. Ovesta nasce con una missione, permette a chiunque di crearsi una riserva di valore con i metalli preziosi, anche diversificando tra oro, argento, platino e palladio. Ciò può avvenire mediante piani di accumulo con versamenti minimi a partire da 25 euro per esempio l'accumulo smart, conto smart, o con acquisti di quantità maggiore. Io suggerisco il Royal Class, che non ha costi di apertura conto a partire da 25.000 euro con deposito minimo iniziale. Acquisti quando vuoi, quanto vuoi, e se hai necessità a Ovesta acquista in tutto o in parte i tuoi metalli e ti bonifica il ricavo in 2 giorni. In effetti, se lo fai la mattina ti arriva al giorno stesso, meno di 24 ore. Acquisto, vendita e consegna, stoccaggio dei metalli preziosi sono aspetti che con Ovesta gestisci direttamente dal tuo accesso individuale al portale, che è un conto corrente bancario online che però non è in euro suo interno, bensì in grammatura di metalli preziosi. Ecco, poi ora un altro aspetto molto importante, qualità del servizio. Ovesta tratta oro e metalli preziosi. Ora, c'è un settore merceologico di maggior prestigio di quello dell'oro? No, non credo, forse quello dei diamanti. Entrambi richiedono grande esperienza, riservatezza e servizio in eccellenza. Ecco, Ovesta sta nel corso degli anni per erogare un servizio in eccellenza. Grazie al lavoro del dottor Manca offre un'assistenza giornaliera e continuativa per i propri clienti. Come sappiamo, il servizio di qualità costa. Io faccio sempre il paragone con la Mercedes. Se ne vogliamo comprare una, il prezzo non potrà essere quello di una Toyota, ovviamente. Io mi qualifico come consulente indipendente e collaboro in prima istanza, grazie al report che ho realizzato sulla storia dell'oro, e che se non l'hai ancora letto puoi leggere qui, ci metto il link, alla formazione, alla diffusione ai neofiti e ai non esperti sugli aspetti storici che hanno interessato il metallo prezioso e delle politiche monetarie e finanziarie connesse ad esso. Quando poi sarai preparato bene bene, anche grazie all'ascolto dei miei interventi sul canale Consulenza Oro di Telegram, avrai la conoscenza necessaria per poter selezionare l'azienda che fa per te. Ovviamente, se sei contento del servizio che un po' tutti noi facciamo, chiami il dottor Manca e apri il conto con lui. Con Ovesta avrai un contatto umano diretto con altre aziende, questo non è certo, spesso e volentieri la maggior parte di esse operano lontano da te, e non è saggio, a mio avviso, affidare i propri risparmi di una vita a qualcuno che non hai mai visto in faccia e di cui non hai garanzie di esperienza, serietà e onestà professionale negli anni. E per concludere ho solo una nota riguardo la tassazione del 26% sulla plusvalenza presentata nella quarta parte fiscalità sull'oro, mi riferisco in questo caso al report, perché te lo spiego nella quarta parte. Facciamo un esempio pratico, però un esempio vero. Corrado, circa 15 anni fa, comprò un chilo d'oro sfuso per un importo totale di 20.000 euro. Oggi lo vuole rivendere e la quotazione in dollari al fixing di Londra è equivalente a 50.000 euro.
Corrado dovrà pagare quindi il 26% di capital gain sulla differenza tra quanto realizzato dalla vendita e quanto l'aveva pagato, ovvero 50.000 meno 20 fa 30.000 euro, di cui il 26% equivale a 7.800 euro, che sono sempre tanti soldi e che se no se ne vanno a Roma, andrebbero a Roma in tasse. Questo non ti succede se tieni l'oro in ovesta, perché c'è la maniera di trasferire i soldi intelligentemente sul tuo conto corrente e te lo spiega a voce. Queste cose non posso scrivere. Ricordo che puoi ascoltare i miei interventi sul canale di YouTube Massimo Michele Guerrieri il sabato alle 9, che ho fatto una correzione perché nel documento originale avevo scritto 10, 10 mie sono le 9 vostre, e ci metto naturalmente il link. La consulenza dalla A alla Z è gratuita, qui devo anche ricordare che ora offriamo anche la consulenza sull'oro sfuso, che guarda caso abbiamo, quest'accordo è stato fatto proprio con un'azienda che si chiama AZ, Metalli Preziosi. Poi concludo scrivendo, buona fortuna, ricorda, solo la conoscenza ti renderà libero o libera. Poi qui sotto metti i contatti, in questo caso c'è ancora il numero mio di WhatsApp americano, ora negli aggiornamenti metto il numero mio sempre di WhatsApp, però tanzaniano, perché ho dovuto fare un reset sul telefono e rifacendo questo reset il telefono automaticamente mi ha preso il numero tanzaniano e ha abbandonato il numero americano, non ci ho potuto fare niente. Allora, io direi la prima parte si può sicuramente concludere qua. Avete delle domande? Nessuna domanda? Ecco, quello che vi ho letto qui è praticamente il sunto di tutto, cioè il sunto del sunto di quello che dovete sapere è questo qui. Non c'è nient'altro da sapere. Leggete il report, prego, chi vuole Allora, intervenire? io volevo chiedere questo, se potevi ripetere quello che hai detto rispetto a Z Metalli, no, all'inizio, ancora prima di leggere il report. Hai detto qualcosa rispetto a... Scusami Gabriele, ti sento a cosa malissimo, credo ha anch'io ti detto sento un attratto. rappresentante della Z Metalli, che non ho ben capito questa cosa. Ah, ti riferisci all'oro sfuso Dicevo allora? che all'inizio, Sì. prima di Sì. parlare del report, hai detto qualcosa rispetto alla Z Metalli, hai detto che un dirigente, mi pare, di questa azienda ti ha detto qualcosa che non ho ben capito. Sì, te lo ripeto volentieri, ti ripeto volentieri. Allora, io sono tramite un amico, sono entrato in contatto col signor Antonino, che è io credo, proprietario, naturalmente un dirigente proprietario, della Z Metalli di Valenza Po, con la quale noi abbiamo fatto questo accordo. Cioè, noi l'abbiamo contattato, abbiamo detto, noi abbiamo dei clienti così e così, abbiamo di tutto, l'abbiamo con Oveste, eccetera, eccetera. Alcuni di loro vogliono comprare dell'oro sfuso e quindi abbiamo necessità di avere un'azienda che possiamo raccomandare. Quindi poi siamo riusciti, insomma, a chiudere un accordo, l'accordo non ci si guadagna niente, perché io ho detto no, io voglio il prezzo migliore che puoi fare per i nostri clienti e lui mi ha garantito che se il prezzo che offre loro di vendita loro non è il migliore, è lì tra i migliori, è il secondo che potete trovare in Italia. Poi ci sono dei piccoli costi di trasporto, eccetera, eccetera. Però costi di trasporto, anche quelli sono, se non potete andarla a ritirare. Allora, parlando, avendo la compensazione con Non si sente più. fare stoccaggio d'oro. Sentite? Mi senti Gabriele? Gabriele, mi senti? Ecco, Sì, adesso sì. per Sì, fare sì, sì. stoccaggio di oro, proprio stoccaggio, non vendita, occorre una licenza speciale. In passato ci sono state tante truffe e quindi non vi suggerisco di ottenere l'oro in Italia presso queste aziende. Ecco, no, assolutamente. Lo comprate,
lo tenete dove volete, ma non lo tenete in stoccaggio. Queste sono le testuali parole che mi ha. So che ci sono altre aziende che lo fanno, io devo fare ancora un'ulteriore ricerca. Con questa azienda qui di Milano, io ho fatto la cosa corretta, io l'ho contattata, le ho spiegato la situazione, le ho chiesto se per cortesia a tutela dei miei clienti potevano fornirmi questa ulteriore licenza, non mi hanno mandato niente. E quindi io non l'ho potuta più raccomandare, è chiaro, no? Hanno interrotto immediatamente i rapporti, perché poi fanno così, no? Non ti dicono, non ti spiegano, non ti chiamano, non ti dicono nemmeno, guardi, corrieri, sono documenti riservati, abbiate pazienza, no, no, spariscono. Azienda famosa di Milano, e non ci si comporta in questa maniera qua. Però in Italia purtroppo abbiamo questa attitudine, che è la stessa che io qualche volta ho parlato anche per il piano B, no? Adesso c'era Elena collegata, mi sembra, una volta ne ho parlato quando c'era anche lui. Questa attitudine che noi abbiamo, no? Tante volte sembra fatto anche di correttezza. Queste cose in linea di massima non succedono in America, non succede. La domanda ti danno la risposta, ti possono dare, ma te la danno, insomma, un minimo di ecco. E quindi io purtroppo, conoscendo anche un po' la mentalità italiana, confermo questa cosa. Se loro invece vi presentano la licenza, che credo sia il tesoro, rilascio la banca del tesoro, quella che rilascia tutte le iscrizioni all'albo, va bene? Allora, in questo caso è un discorso diverso, liberi di comprarlo, di stoccarlo lì dove volete. Però tenete presente che quando stoccate in Italia vi parte automaticamente la comunicazione all'ufficio delle tasse, l'ufficio lì dove poi compilate le tasse. Mentre invece se lo fate con Ovesta non vi parte immediatamente, ma siete voi che alla fine dell'anno, a discrezione vostra, io ovviamente suggerisco sempre di seguire la legge, dovete riportare, mi sembra, importi superiori a 2.500 euro all'interno del quadrante RW. Hai capito, Gabriele? Era questo, no? Che avevo detto. Sì, sì. Ecco. Era questo. Ecco. Allora, ci sono altre domande? Ecco. L'altra cosa riguardava i piani di cui hai parlato. Mi chiedevo, uno per entrare nel piano, quello da 25.000 euro, cosa deve fare? Deve fare un bonifico di quell'importo e poi dopo può comprare, aggiungere qualsiasi cosa? Sì, 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 certo. Certo, certamente. Allora, qui hai due possibilità. In genere per i bonifici di questo tipo, anche gli altri che l'hanno fatto con Manca fanno un bonifico unico, però te sai che oltre 10.000 euro c'è una sorta di limite, no? Per cui allora molti hanno fatto diversi bonifici per evitare questa segnalazione, diciamo così. Libero di fare come credi, e in via confidenziale posso dirvi che accettano anche ogni tanto bonifici di 20.000 euro. E poi dopo ci potete rimettere tutti i soldi che volete, potete andare su 20, 30, 40, una volta che avete questa necessità, diciamo così, e che siete contenti del servizio. Noi abbiamo clienti che hanno comprato 300, 400 mila euro, eh? Non sono tanti, sfortunatamente, però uno o due ce l'abbiamo, ecco, e ecco, questo è quello. E per tutte le cose, tutte le cose tecniche, ovviamente, questo è il dottor Manca che si occupa di tutto. In un quarto d'ora, se siete pronti, fa tutto a lui. Vi apre il conto, fa l'invia Ovesta, dopodiché voi andate in banca, predisponete il bonifico, e due o tre giorni arriva, massimo due o tre giorni arriva, e se non c'è il fine settimana di mezzo, e conto è aperto. Quindi è anche molto semplice, in qualsiasi momento potete rivenderlo. Siccome non esistono fee, perché una fee nell'oro magari 30, 40, 50 euro, non esistono fee di questo tipo con Ovesta. Pagate una volta soltanto il conto iniziale per coloro che fanno piani di accumulo, perché se no non pagate nemmeno quello, no?
praticamente un problema nemmeno quello. C'è un leggero spread, come ha spiegato tante volte ormai recentemente. È ovvio che ci sia un pochino di spread, no? Perché anche Ovest ci deve guadagnare qualcosa. Paga sicuramente, va da buon senso, almeno un punto, se non 2 punti, alla BRICS, eh? Per questo servizio un po' particolare che li fanno. E ovviamente si colloca a livello di una Mercedes. Non si può ottenere e comprare un prodotto di una Mercedes pretendo di pagarlo come una Toyota. Non esiste. Bisogna avere un po' di buon senso, oltre poi servizio, assistenza che magari chiediamo noi, altre aziende non danno. Però è molto semplice la procedura. Volete vendere qualcosa? Andate sul sito, vi collegate, cliccate in alto su transazione, vendere, vi si apre la pagina in cui vi mostra tutto ciò che avete, no? Potete scegliere di avere l'eventuale anche di altri metalli. Quindi vi si apre oro con l'importo di oro, argento con l'importo di diciamo in valore assoluto e in percentuale. Quello che dovete, magari vi serve per 400 euro, lo vendete. Naturalmente vende a prezzo d'ingrosso, perché come ho spiegato anche nelle volte scorse, anche io sono stato un po' fregato dal valore del listino di Londra, ma quello lì è il valore per le raffinerie, è il costo dell'oro per la raffineria, non è il costo nostro. Se noi si va a comprare l'oro da un orefice, o comunque con internet, si paga 70-72 euro al grammo, capite? Non facciamoci fregare da queste cose qui. Cerchiamo di fare una valutazione d'insieme di tutto. Ecco. E poi un'altra cosa che dovete fare, ora lo dico perché c'è stato un incidente che è successo con Elena. Elena, lo dico perché tanto non è che sia niente. Accertatevi con Walter di non aver aperto conti anche tanti anni prima con Auesta. Perché a quel punto diciamo che Auvesta ha ancora in computer il nome del produttore, diciamo così, col quale iniziale, col quale avete avuto, avete inizialmente aperto il conto voi. Voi pensate di trattare con me, soprattutto col dottor Manca, in realtà no, non trattate con noi, ma i soldi vanno a finire a questo signore qua. È successo questa cosa qui, è stato un incidente, non ci sono assolutamente problemi. Ecco, l'unica cosa che dovete accertare è che magari in passato non abbiate aperto conti con noi, perché sono cose che capitano. No, fino adesso in 3 anni sono capitate 2 volte, ogni tanto purtroppo capita. Altre domande? Ecco, allora io mi ero riservato di leggere anche la seconda parte, però siccome abbiamo già fatto abbastanza, magari la leggiamo un'altra volta, anche perché questa parte qui è una parte molto generica, non è specifica di Auvesta, e si parla in generale di trust, di fondi fiduciari, tanto per darvi un'idea, no? Perché appunto magari poi ve la leggete. E molte di queste cose scritte qua, il 95% degli avvocati italiani non le sanno, eh. Lo dico subito. Né avvocati né notai. Le sanno perché magari le hanno lette, no, 20 anni fa, 30 anni fa, ma per fare una cosa professionale di questo tipo qui, o bisogna andare in Svizzera, o meglio ancora nella City di Londra, eh. E per aprire un fondo fiduciario come si deve, e costa un sacco di soldi e poi non è neanche facile. Poi le cose si fanno in tante maniere. Ma non, vi dico, se volete fare un fondo fiduciario, non vi affidate al primo avvocato che trovate, perché non è una cosa che vi posso suggerire, non è una cosa intelligente da fare. Ecco, io mi fermerei qua, magari la prossima volta appunto leggiamo la seconda parte. E abbiamo fatto abbastanza. Avete altre domande? Non vi fate preoccupare, soprattutto per chi deve, chi ha aperto già il conto, che magari c'ha già il conto, ci ha già messo un po' di soldi. Non vi state a preoccupare se l'ora adesso è 65, assolutamente. È meglio
a mettere i soldi, tenere i soldi insomma, in Ovesta in questo momento, protetti che qualsiasi cosa accada, sono protetti da legge internazionale, nessuno ve li potrà toccare, anche se ci dovesse essere la terza guerra mondiale, piuttosto che tenerli in banca, che andranno in un chip digitale o ti andranno in un'applicazione nel telefono, come succede già in Cina. E poi non si sa se un domani cambiano le regolamentazioni, c'è una guerra, limitano le esportazioni, le possono limitare per i bonifici all'estero. Questa è una grossa preoccupazione che ho per chi viene qua. Se i soldi sono invece già in un trust, sono già usciti dal sistema bancario, Ovesta non ha nessuno, non deve, no, non deve obbligarsi a seguire nessuna disposizione che viene data poi agli istituti bancari. Fa quello che vuole, ti trasferisce i soldi dove vuole, dove vuoi, in Tanzania, in Costa Rica, dove volete andare, andate fuori dall'Europa. Posso dare un suggerimento? No? Alcuni mi dicono, sì, guarda, allora ho deciso di andare alle Canarie o di andare in Albania. Io non dico niente perché cosa vuoi che dica? Magari non posso dire no. Se uno magari mi fa una domanda, io dico quello che penso. Però non pensiamo che la soluzione sia quella di andare alle Canarie o di andare in Albania. Siamo molto attenti, perché le disposizioni internazionali sono quelle e andranno avanti anche a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché l'unica possibilità che hanno è quello di renderlo obbligatorio attraverso l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché sennò rischiano di fallire, è chiaro? È solo una questione di tempo. Adesso un giorno ce lo diranno questa cosa. Quindi hanno già parlato, ne ho già parlato anch'io all'ultimo incontro di Bali. L'hanno già detto, ma non l'hanno detto una volta, l'hanno ripetuto tante volte, perché questi facevano già parte dell'agenda 2020, dell'agenda 2030. Ci sono già tutte queste cose qua, a salvaguardia della salute pubblica. Dovremmo essere tutti vaccinati. Io ho la soluzione valida che funziona in questo momento qua in Tanzania. Chi è interessato, che non l'ha ancora fatto e che comunque prevede per tutta una serie di ragioni o di rimanere in Italia o comunque sia di fare un lavoro per cui prima o poi dovrà avere il QR prima lo prendete meglio è. Questa è la mia opinione. Ve la dico così, vale quello che vale. Ci ho studiato un po', ci ho studiato un pochettino e credo di essere, diciamo così, nel giusto. Sicuramente non fate una cosa sbagliata, ecco. Va bene, allora se ci sono altre domande. Va bene, allora se non ci sono altre domande. Io ci sentiamo la prossima settimana. Per chi è interessato al piano B e C, l'appuntamento è per mercoledì. Siamo ritornati alla solita programmazione alle 9, alle 21 la sera. Va bene? Un saluto a tutti, a presto. Grazie. Buona giornata a tutti, ciao ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao, 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 ciao Carla, ciao a tutti, ciao Mirella, ciao Mariella, ciao.